Non ci resta che sentire Colomba sulle, naturalmente sulle pretendenti al prossimo scudetto. Vabbè, abbastanza è chiaro, il mercato parla delle romane, parla di una Juve che credo abbia voglia di riscatto, immediatamente sotto, credo sullo stesso livello, Parma, Milan e Inter, mi sembra che siano le squadre più titolate. Estate ricca di emozioni, quella del 2000. La nazionale di Zoff sfiora il titolo europeo e riaccende l'amore per la maglia azzurra. Ma il calcio è impegnato anche nei giochi olimpici di Sydney, così la prima giornata del campionato slitta al 1 ottobre. C'è tutto il tempo per prepararsi adeguatamente al nuovo cammino verso lo scudetto. Partono i primi ritiri, i tifosi attendono che i propri giocatori scelgano il numero di maglia che li accompagnerà per tutta la stagione. Cosa vi hanno detto finora di buono queste prime uscite? Qui ad Amsterdam? Oh, che di buono c'è qualcosa di buono? E mentre la preparazione delle squadre inizia ad entrare nel vivo con le prime amichevoli di lusso, appassiona la vicenda di Baggio, che liberatosi a fine stagione dall'Inter e dopo aver vagliato innumerevoli proposte, tra cui anche quelle provenienti dal Giappone, sceglie il Brescia allenato da Mazzone per continuare a divertire e a divertirsi. Ripristinati orecchino e codino dei tempi belli e il suo bel numero 10 stampato, guarda un po', su fondo azzurro. E per un campione acclarato che sarà sicuro protagonista della nuova stagione, il campionato si arricchisce di tanti nomi nuovi, tra cui quello del centravanti Luca Toni, su cui punta il Vicenza. Quello dell'argentino Camoranesi, talentuosa ala in forza al Verona, e dell'attaccante Iaquinta, che l'Udinese prende dal Castel di Sangro, squadra di Serie C1. Settembre sta per arrivare al capolinea ed il campionato ormai alle porte, anche se sul torneo soffiano venti di tempesta. Ormai il calcio si è configurato come un'azienda, quindi c'è chi va, c'è chi viene. È finita un po' quella bella storia, anche secondo me, che comunque cerchiamo di mantenerla, il calcio legato alle tradizioni, eccetera. Nella Roma esplode il talento di Francesco Totti, protagonista di una stagione da leader dopo l'ottimo europeo azzurro con Zoff. Forse è proprio quel cucchiaio contro l'Olanda a segnare il punto di svolta della sua carriera. La roba di Totti, ma anche di giocatori come Tomasi, Samuel, Emerson, Montella e Battistuta, certo. La Lazio scudettata cambia poco, ma prende Hernán Crespo dal Parma per un attacco tutto sudamericano con Salas e Lopez. La Juventus di Ancelotti, con il dente avvelenato per il finale di Perugia, si è assicurata uno degli attaccanti più ambiti, David Trezeguet, quello che ci voleva. Per l'Inter si capisce subito che sarà un nuovo anno di tribolazioni. Perde alla prima a Reggio Calabria e Lippi se ne va. La squadra passa a Tardelli, ma anche l'eroe del Mondiale 82 verrà inghiottito dalla crisi nerazzurra. In provincia, da tenere d'occhio, il Perugia di Serse Cosmi e di un certo Marco Materazzi, difensore granitico che metterà addirittura a rischio il record dei gol di Giacinto Facchetti. E poi il Brescia di Mazzone, Baggio e Hübner, che si candida al ruolo di guastafeste. E anche la stagione del caso passaporti falsi, che coinvolge decine di giocatori come Verón della Lazio, Recoba dell'Inter, Alberto e Varley dell'Udinese. Tanto rumore per quasi nulla, dato che la vicenda, in classico stile italiano, finirà a ciambelline e alcol, cioè insomma a tarluce e vino. Il fuoco olimpico ha cessato di ardere a Sydney, la fiamma torna in Grecia, alla madre patria, per poi risplendere nuovamente nel 2004 ad Atene. Per l'Italia un bilancio positivo con 34 medaglie, 13 d'oro, 8 d'argento e 13 di bronzo.
La chiusura delle Olimpiadi di Sydney coincide con la partenza del campionato italiano, subito scoppiettante per una serie di risultati e scelte clamorose. Immagine di un campione straordinario, un campione che ci mancava con i suoi tocchi e le sue traiettorie imprevedibili. Vantaggio milanista, Birov, lasciato per la verità molto libero, dimostra la sua attività preferita. Primo gol giallorosso porta la firma di Totti, naturalmente. Partono con il piede giusto Juve, Milan e Roma, mentre la Lazio, campione, stecca la prima pareggiando a Bergamo con l'Atalanta. Bel colpo dell'Udinese, che affossa il Brescia mandando subito in rete l'esordiente Iaquinta. Ma la notizia bomba arriva da Reggio Calabria, dove l'Inter perde partita e anche un po' la faccia. Marcello Lippi a caldo rilascia dichiarazioni forti, che il presidente Moratti traduce in un immediato esonero per il tecnico viareggino, sul quale molti puntavano per il rilancio nerazzurro. Non esiste che facciamo partite di questo tipo qua, con una leziosità, con una... Come dei ragazzi viziati che vanno in campo perché si sentono più bravi e che la vittoria deve arrivare soltanto per grazia ricevuta. Non è giusto questo nei confronti di nessuno, di chi ci paga e di chi ci viene a vedere. Io sono le stesse cose che ho detto alla squadra mezz'ora fa. Io fossi presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, li attaccherei tutti al muro e li darei calci nel culo a tutti, no. Perché non esiste giocare in questa maniera, non esiste nella maniera più assoluta. Soltanto questo avevo da dire. Lei pensa che ci saranno decisioni drastiche? Non lo so, non ne ho idea, insomma è difficile pensare in questo momento. L'arrivo di Tardelli alla seconda giornata sembra dare una scossa con il 3-1 rifilato al Napoli. Ha sentito Lippi in questi giorni? No, non l'ho sentito. Non l'ha sentito mai. Secondo lei i giocatori hanno messo un impegno particolare per dimostrare che le accuse fatte da Lippi a Reggio erano un po' eccessive? O per ringraziarsi un nuovo tecnico, non so. No, ma io credo che tutte e due le cose. Un po' dovevano dimostrare che quanto era stato scritto nei loro confronti non era realtà, un po' perché dovevano dimostrare al nuovo allenatore quello che valeva. Il calendario della terza giornata può dunque aiutare a capire quali saranno le reali forze in campo. Il match clou si gioca a Milano, dove i rossoneri ospitano la Juventus. La Roma capolista a punteggio pieno ospita il Vicenza, la Lazio va a Verona. L'Udinese ospita l'Inter e il Napoli al San Paolo contro il Bologna cerca la prima vittoria stagionale. Il campionato io credo che sia ancora tutto da vedere, tutto da verificare, perché nessuna delle grandi a mio avviso è ancora non solo pronta, ma non ha ancora dato la vera cifra di quello che può fare. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Roma per la terza giornata del campionato di Serie A. La linea dunque va a Riccardo Cucchi per Verona-Lazio. La squadra a riposo, 0-0 il punteggio, a te la linea. Verona è campo principale, ma naturalmente non è da meno l'Olimpico per Roma-Vicenza con Bruno Gentili. All'Olimpico 1-0 per la Roma sul Vicenza, primo tempo dobbiamo dire senza grandi emozioni, Roma in gol alla prima vera azione. Il resto di questo terzo turno di campionato si è in parte consumato negli anticipi di ieri, la vittoria dell'Udinese per 3-0 sull'Inter ed il pareggio per 2-2 fra Milan e Juventus. Si sta di andare in svantaggio nel gioco del calcio e bisogna avere la capacità e non è facile riuscire a rimontare. Ci siamo riusciti già in campionato in due volte e questo è un segno di forza. Verona in vantaggio esattamente dopo 8 minuti di gioco. Mutu si è presentato in area di rigore, ha lasciato partire il suo tiro che è stato deviato però da un difensore della Lazio. Verona 1, Lazio 0 a te la linea. Raddoppio della Roma con Batistuta. L'ultima a toccare dovrebbe essere stato il brasiliano Marco Aurelio, anche se l'altoparlante adesso dà il gol a Batistuta. Comunque 2-0 per la Roma sul Vicenza al 34esimo. E raddoppio del Verona, 33 minuti nel secondo tempo e questa volta il gol è tutto del rumeno Mutu. 33esimo minuto di gioco, Verona 2, Lazio 0, a te la linea.
Batistuta realizza e porta a 3 esattamente al 41esimo il bottino per la propria squadra. Perfetto il lancio smarcante dalla linea di fondo di Francesco Totti, che adesso va a raccogliere Batistuta l'abbraccio di Francesco Totti. Verona. Dunque la Lazio, come nella passata stagione, esce a sconfitta dal Bentegodi. Il punteggio finale Verona 2, Lazio 0, linea Provenzali. E andiamo a Roma per Roma-Vicenza con Bruno Gentili. Roma batte Vicenza 3-1 e Roma al comando, dunque a quota 9 punti, unica a punteggio pieno. L'unica squadra che è tuttora a punteggio pieno, Perugia e Parma hanno una partita in meno, la partita appunto che verrà disputata questa sera con inizio alle ore 20:30. Finale amaro per il Parma, c'è anche l'espulsione di Milosevic, finisce 3-1, Parma ancora senza vittorie. Vi avevo promesso il servizio su Juventus Udinese, l'altra capoclassifica con l'Atalanta ed è l'Udinese, eccolo. L'Udinese di Gigi De Canio stupisce tutti con una partenza super. Grazie a un Muzzi in condizioni smagliante e a Uglia Quinta che assorbe bene l'impatto con la Serie A. Ci stiamo comportando da grande giocando e creando delle occasioni, ma siamo comunque una provinciale che per continuare a crescere deve sbagliare meno possibile. La matricola Atalanta è l'altra grande sorpresa di questo inizio stagione. Da subito nei piani alti della classifica, la formazione nerazzurra mette in mostra un bel calcio e alcune individualità di spicco. Tra vecchietti desiderosi di rivincita, come Maurizio Ganz, giovani in cerca di rilancio, come Nicola Ventola, e sicure promesse del vivaio, come Massimo Donati, al debutto in A. Esordiente anche l'allenatore Giovanni Vavassori, che si dimostra subito all'altezza della situazione. Stasera si è vista una buonissima Atalanta, che ha creato non poche difficoltà alla Lazio. Sì, penso che abbiamo giocato una buona partita contro una grandissima squadra. Abbiamo giocato un buon primo tempo, il secondo tempo la Lazio ha messo in campo tutto il suo potenziale. Chi sta meglio è comunque la Roma. Gli uomini di Capello hanno sempre vinto nelle prime 3 giornate, trascinati dai primi gol in giallorosso di Gabriel Batistuta e dal capitano Francesco Totti. Walter Samuel mette in luce tutte le sue qualità difensive, così come Tommasi si conferma perno del centrocampo, ben assistito da Cristiano Zanetti, ottimo vice Emerson, fermato subito da un brutto infortunio. C'è una cosa che magari può preoccupare gli avversari della Roma, il fatto che questa Roma stia volando, come dice appunto il nostro titolo, senza uno dei due acquisti più importanti. Dopo Batistuta, l'altro acquisto più importante, forse anche più di Batistuta, non lo so, è Emerson. E quando arriva Emerson? La Lazio parte in salita. Claudio Lopez si fa subito male, il centrocampo non gira e i primi spifferi riguardanti il futuro inglese di Eriksson non contribuiscono a rasserenare l'ambiente. Secondo lei che cosa c'è dietro? Solo una questione di soldi e di carriera? Ecco, quello che mi dispiace è che si dica adesso, dopo 3 giornate di campionato, e viene un senso di sgomento. Dire, ma è possibile che il calcio è diventato così? La sconfitta con il Verona di un superbo Adrian Mutu è il chiaro segnale che qualcosa nel brillante meccanismo laziale si è inceppato. A destabilizzare ancora di più i campioni d'Italia c'è il caso Veron, coinvolto come altri stranieri approdati in Serie A nello scandalo dei passaporti falsificati. Un brutto affare che, oltre a turbare la regolarità del torneo, mina la credibilità di tutto il movimento. Sono delle regole, vanno rispettate, a chi tocca non si ingrugna, si dice a Roma, no? Chi sbaglia paga e i cocci sono i suoi. Il campionato italiano prende avvio con l'ipoteca di uno scandalo pesante, sul quale la FIGC attende l'evolversi dell'inchiesta condotta dalla magistratura sportiva. Le ultime notizie che mi hanno dato erano notizie abbastanza gravi. Ragnotti si è assunto responsabilità di fare una denuncia in sede penale, state attenti. Non ho mai avuto responsabilità. Cioè, Ragnotti ha fatto questo tipo di accuse perché vuol dire che è consapevole. Come ho detto, voglio capire in realtà chi è stato, basta. Tutto nasce nella precedente stagione, allorché la Procura di Roma indaga sull'albero genealogico di Juan Sebastian Verón,
il forte centrocampista argentino della Lazio, naturalizzato grazie a un trisavolo per parte di madre, Giuseppe Portella, originario di Cosenza. Tre consolati certificarono la scoperta del parente, ma nell'estate del 2000, dopo mesi di studio delle carte, il PM romano Silverio Piro stabilisce che la documentazione utilizzata dal giocatore è irregolare. Ipotizziamo che qualche cosa di irregolare ci sia in questa documentazione, dobbiamo anche ipotizzare il nome del responsabile, no? Qualcuno avrà fatto qualcosa alla fine se questa documentazione non è originale. La mania esterofila porta il calcio italiano ad assorbire una marea di giocatori stranieri. Sono ben 192 nella sola Serie A, provenienti da 41 paesi. Le procedure di regolarizzazione sono piuttosto elastiche, per non dire false. Per parare il colpo di eventuali provvedimenti della giustizia sportiva, tali da modificare la classifica con sanzioni in termini di punti, i club scelgono la linea Lazio, che decide di schierare Verona come extracomunitario. Non ho mai avuto il passaporto italiano, non ho mai avuto documento italiano. Sono stato sempre un extracomunitario, sono fiero di esserlo. Sono molti gli altri nomi coinvolti. Non si sa se complici o solamente ingenui. La sentenza emessa dalla commissione disciplinare, presieduta dall'avvocato Sergio Attico sul caso Passaportopoli, non ha stravolto le previsioni della vigilia. I nerazzurri perderanno per un anno il cino Alvaro Recoba e per lo stesso periodo il direttore tecnico Lea Leoriali. Colpita duramente anche l'Udinese con 4 giocatori squalificati, Warley, Da Silva, Giorginio e Alberto, una multa di 3 miliardi. Un anno è stato inflitto anche agli ex calciatori della Roma, Fabio Junior e Bartelt, al portiere brasiliano del Milan Dide e Vicentini, Geda e Dedè. Pene ridotte per i giovani sampdoriani Job, Mekong e Francis Tse, che potranno rientrare dal 1 gennaio. I club e i tesserati ora faranno ricorso alla CAF, che si riunirà a luglio, ed eventualmente alla TAS, il Tribunale Arbitrale Sportivo, organo del Comitato Olimpico Internazionale. Le sentenze della giustizia sportiva arriveranno solo a fine torneo e colpiranno le società coinvolte con ammende pecuniarie e squalifiche di qualche mese per alcuni dirigenti. Mentre non ci saranno conseguenze per i titolari dei passaporti contraffatti. La commissione delibera di prosciogliere il calciatore Veron Juan Sebastian. Il signor Sergio Cragnotti. Sergio Cragnotti esprime attraverso un comunicato il proprio commento sulla sentenza passaporti. Il presidente della Lazio ribadisce piuttosto la truffa subita dalla società e dallo stesso Veron. Una sentenza detta di Cragnotti che ripaga delle amarezze e delle speculazioni sopportate in questi mesi all'interno e all'esterno del mondo del calcio. Mi sconvolge il fatto che due oscuri doganieri polacchi in 30 secondi abbiano scoperto che dei giocatori dell'Udinese avevano i passaporti falsi, mentre qui in Italia nessuno si è accorto di niente. E mi colpisce che da parte dei vertici del calcio di Carraro e Nizzola l'unica risposta sia stata il silenzio. Campionato anomalo, ma per fortuna è il campo a dare le risposte migliori. Grande protagonista la provincia, che vede sugli altari anche il Bologna di Signori, dove fa il suo debutto il promettente Niccolò Galli, figlio del grande Giovanni. Colpisce anche la partenza del Perugia. Luca Toni con la maglia del Vicenza segna i suoi primi gol in Serie A. Così come Nuno Gomes e Leandro regalano sorrisi alla Fiorentina di Terim. In netto ritardo invece appaiono le milanesi. Nell'Inter Tardelli è lontano dall'aver trovato il giusto assetto. Dopo un mese di piccoli passi l'Inter ripiomba nella fossa dei suoi difetti, sconfitto da un Lecce che gioca per 60 minuti in 10 uomini, segna e fa punti pesanti. Non sta meglio il Milan. Disorientato da una classifica deficitaria e da certe scelte tecniche di Zaccheroni, sempre più criticato da Berlusconi. No, me lo dico, mi consente, se no magari mi ricordo qualcuno. No, voglio dire, ma non c'è un tipo di allenamento per cui quando mancano pochi secondi alla fine, io ho assistito a Bologna, Bologna-Milan,
novantesimo, anzi quattresimo e 30 secondi. Comanda la provincia. Questo è il responso delle prime quattro giornate di campionato che vedono Atalanta e Udinese prime e il Bologna secondo insieme alla Roma. E non è finita, perché la domenica successiva la squadra di Decanio batte anche Lecce e si trova da sola al comando della classifica. L'Udinese sta giocando. Quindi non benissimo. È vero che bisogna per forza comprare tantissimi giocatori carissimi, si può anche fare buon calcio in condizioni diverse. No, queste società insegnano che la politica giusta è questa, bisogna essere molto oculati anche in queste cose qua, non è spendendo tantissimo a volte che si ottengono risultati, a mio parere. Ma l'effetto sorpresa dura poco, anche perché la Roma ha una marcia in più. I giallorossi conquistano la vetta della classifica alla sesta giornata scavalcando l'Udinese e allungando velocemente il passo, spinti da un super Francesco Totti che ha ormai raggiunto il pieno della sua maturità. Senti, Alberto Sordi ieri, che è stato nominato direttore tecnico ad honorem, nel dire che tu meriteresti il pallone d'oro, e lì parlava evidentemente da tifoso, credi di avere chance di pallone d'oro onestamente? È normale che un giocatore ci spera sempre, però è difficile, soprattutto in questo momento, perché con il proprio club non ho vinto nulla di importante, perciò per vincere questo trofeo bisogna ottenere risultati con la propria squadra. Magari anche in nazionale, se qualche mese fa, lasciamo perdere. E poi c'è Batistuta, che non si ferma nemmeno davanti alle maglie viola dei suoi ex compagni. 37esimo, anche Zago in avanti, il colpo di testa poi a favore di Batistuta, lascia partire un destro assolutamente imprevedibile per Toldo e la Roma passa in vantaggio al 38esimo del secondo tempo. Non esulta Batistuta, rivediamo la sua conclusione folgorante, Toldo non ci arriva, Roma che trova il vantaggio quando ormai non ci sperava più. Ci tenevo un sacco alla vittoria della Roma perché siamo primi e vogliamo restarci, quindi io dovevo fare il mio lavoro, insomma, cercare di fare il massimo e questo l'ho fatto. Avrei preferito, insomma, una vittoria contro la Fiorentina senza un mio gol. Non dimentica il suo passato, Batistuta, ma guarda dritto al futuro per un campionato che si colora sempre più di giallorosso, specie dopo la vittoria nel derby il 17 dicembre 2000. La maldestra deviazione di Negro nella sua porta frutta la nona vittoria per la Roma, che è prima da sola con 6 punti di vantaggio sulla coppia delle seconde, formata da Atalanta e Juventus. Io non posso dire niente, perché a questo punto ne parlavamo prima con Stefano, ormai la Roma può tirare di rimpiattino verso la curva nord, che rimbalza sui distinti sud, che torna indietro, sbatte sulla testa di dietro di Nesta e segna 2 gol. I nerazzurri di Vavassori si confermano provinciale di lusso, lanciando il giovane Pellizzoli tra i pali e riscoprendo la puntualità sotto rete di Gans, determinante per le vittorie su Lecce e Bologna. La vittoria è stata sinceramente magari eccessiva, forse un pareggio è più giusto, però siamo contenti di questi 3 punti. E per una provinciale che rimane in lizza, ce n'è un'altra che conosce già un precoce declino. È l'Udinese di Decanio che con 5 sconfitte consecutive dalla 7ª giornata all'11ª spreca un avvio da sogno. Rinasce la Juventus che insieme ai suoi giocatori più rappresentativi ritrova anche i risultati. Credo che in mio caso si trova Del Piero, si trova Kovacevic, si trova Snyder, Fonseca, siamo tanti, però credo che lo più importante sia che vogliamo qualcosa, che deve vincere questo scudetto. In gran rimonta appare anche il Milan, spinto in alto da un superlativo Shevchenko. A centrocampo brilla la stella di Ambrosini, che corre e fa gol sempre decisivi. Oggi con una prestazione sicuramente non farà di meglio, abbiamo raccolto il massimo. Il resto del gruppo di testa è abbastanza compatto, con la Lazio che colleziona pareggi e il Parma che nelle prime 11 giornate ha alternato prove eccellenti ad altri insufficienti. E non è un caso che il terreno sotto la panchina di Malesani inizia a farsi sempre più insidioso. A far notizia oggi al Tardini non sono solo i gol, come ci si dovrebbe aspettare, ma l'incursione di un gruppo di vandali fin sotto gli spogliatoi. A proposito di panchine,
A Napoli è già finita l'avventura di Zeman. Dopo il deludente pareggio a Perugia alla sesta giornata, Corbelli esonera il tecnico boemo e lo sostituisce con Mondonico, il quale il 3 dicembre conquista la prima vittoria stagionale grazie al bomber Nicola Moruso. Nuvole su Napoli si conciliano bene con questo periodo buio, ma non tutto è così nero. C'è chi balla, chi sorride. Qui la speranza non manca mai. Ora la speranza si chiama Mondonico. Il torneo si appresta a salutare il 2000 con la 12esima giornata, che ha come lussuoso anticipo lo scontro diretto all'Olimpico tra Roma e Juventus. La Juve è una squadra difficile sempre, perché ha mentalità, ha forza. Loro faranno sempre solamente il campionato. Tante le attese per uno 0-0 che fa felice soprattutto i giallorossi, che tengono i rivali a 6 punti in un turno che vede la sconfitta dell'Atalanta, la vittoria della Fiorentina, ma soprattutto il successo esterno del Perugia che batte il Milan a San Siro. Perugia, per nulla intimorito, gioca e preoccupa, mentre il Milan fatica, con centrocampo e attacco troppo distanti per aiutarsi. Davide contro Golia, una storia che si ripete grazie ai grifoni guidati da un allenatore che in 2 mesi pare aver convinto tutti con la sua dirompente personalità. Serse Cosmi, personaggio genuino e schietto, uno vero. Ci siamo difesi quando era giusto farlo, ci siamo proposti in attacco quando era altrettanto doveroso farlo, per cui siamo stati bravi, siamo stati fortunati nel momento finale della partita. L'esordio con i dilettanti del Ponte Vecchio, 5 campionati con l'Arezzo e poi il grande balzo dalla Serie C alla massima categoria con il Perugia. Serse Cosmi, 42 anni, di Ponte San Giovanni, frazione di Perugia, vive così in modo passionale il suo esordio in Serie A. In questo esordio c'era tanta di quella voglia di esserci che molto probabilmente sono andato anche oltre, però mi scuso magari se sono andato un pochino troppo oltre. 2 giorni prima di Natale, Serse Cosmi guida gli Umbri a un'impresa epica, mai successa nella storia: vincere in casa del Milan. La vigilia delle feste che non ti aspetti, ma che forse avevi sognato. Stavolta, invece, l'exploit riesce ed è del tutto meritato. Serse Cosmi emerge dagli abbracci ed esce vittorioso da San Siro. Nessuno prima di lui c'era riuscito con il Perugia. Babbo Natale, per la verità, si era già sistemato nella curva giusta, quella degli ospiti. Non basta alla formazione di Zaccheroni rispondere prontamente al gol iniziale di Saudati, perché il colpo del KO viene sferrato nella ripresa da Vrizas. Ci siamo svegliati un pochino tardi, però solitamente quando hai tante occasioni come sul finale, una ti va anche bene. Il successo perugino è assolutamente legittimo. Cosmi sulle orme di Sacchi, titola la Gazzetta dello Sport. Il ricordo va al Parma di Arrigo. Cosmi ha la stessa capacità di proporsi come personalità a tutto tondo. In panchina è uno spettacolo per come vive emotivamente la gara. Il cappellino, il pizzetto e quel nodo di cravatta allentato. Serse Cosmi in pochi mesi è diventato un personaggio, non solo per il look. Guadagna 150 milioni di lire al suo debutto nel calcio che conta. È il più povero tra i suoi colleghi, ma in quanto ad ambizione non è secondo a nessuno. E lo dimostra domenica dopo domenica. Si può essere una squadra, scendere in campo con coraggio, provare a giocarsela a viso aperto con qualsiasi avversario. La sua squadra gioca un ottimo calcio e lui ha avuto il merito di lanciare tanti giovani che non avevano mai giocato in Serie A. Poi, a ulteriore rafforzo energetico, ci sono le sue proverbiali urla con la voce roca ed un linguaggio che fa la fortuna di chi guarda le panchine come a luoghi degni della commedia dell'arte per le capacità attoriali dei mister. Della vittoria a Milano, ricordo ad anni di distanza, soprattutto il silenzio a fine partita. Si sentivano soltanto i 200 tifosi perugini.
Faceva freddo, c'era la nebbiolina. San Siro appariva come doveva essere. San Siro. Tutto perfetto. Era il 23 dicembre, il giorno del compleanno del nostro presidente. È stata una soddisfazione pazzesca vincere e riuscire a farlo in quel modo. Bella storia quella di Cosmi e del suo Perugia, che al termine della 12ª giornata ha gli stessi punti dell'Inter miliardaria di Moratti. A conferma di un campionato ancora ricco di colpi di scena. Anche perché, a parte la Roma, nessuna delle altre big ha ancora trovato il giusto passo. Anzi, qualcuno appare in chiara difficoltà e ricorre al cambio di panchina. È quello che succede alla Lazio e al Parma. Per Eriksson è fatale il passo falso in casa contro il Napoli. Cragnotti dà il ben servito al tecnico svedese. Al suo posto, il vicepresidente Dino Zoff, di nuovo in pista dopo la parentesi da commissario tecnico della nazionale. Che emozione particolare in questo ritorno? Ma sai, ormai la tensione degli allenatori italiani è alta e anche di conseguenza la mia, ecco. Per Alberto Malesani è decisiva la sconfitta interna contro la Regina. Al suo posto la famiglia Tanzi chiama addirittura Arrigo Sacchi, che così fa ritorno sulla panchina dei gialloblu dopo 14 anni. Era emozionato Sacchi? Sì, sì, molto, molto prima e poi una gran fatica durante la partita, non mi ricordavo più quanta sofferenza devi passare, però c'è chi soffre di più e non ha neanche le soddisfazioni e i riconoscimenti che abbiamo noi. Il cambio sembra portare subito buoni frutti, con la Lazio che strapazza l'Udinese al Friuli e il Parma che costringe l'Inter al pareggio a San Siro. Nel frattempo, la Juventus si conferma al secondo posto grazie alle reti del redivivo Inzaghi e del sempre presente Trezeguet. Io arrivato alla Juve per lavorare, per fare qualcosa, però sono consciente che ci siamo 25 giocatori e che il mister deve mettere un equipo a 11. Il campionato inizia così a delineare le sue forze quando si arriva all'importante snodo della 15ª giornata, che vede in programma la doppia sfida a Roma-Milano. La nuova Lazio di Zoff, che adesso conta sugli ultimi acquisti Poborski e Castroman, sfida l'Inter che ha salutato Kin e Zamorano per prendere Dalmà, Pacheco e l'italianissimo Ferrante. Así que forza Inter sempre e niente, buona fortuna anche a voi. San Siro invece ospita la partita più attesa. Milan-Roma, gara dai mille risvolti. I padroni di casa sono reduci da un umiliante 4-0 a Firenze, che ancora brucia e che li tiene lontanissimi dalla zona scudetto. I giallorossi hanno pareggiato faticosamente all'Olimpico contro il Bari e sono minacciati da una Juventus che appare in buona condizione e che torna un anno dopo a Perugia, dove arbitrerà ancora una volta Pierluigi Collina. C'è sta voce che il tifoso romanista ha già vinto lo scudetto, che è convinto? Assolutamente no. Cerchiamo di stare con i piedi per terra il più possibile, speriamo che... No, va ancora dopo tante vittorie, ancora dopo menà Juve, il Milan, voglio a te. Poi Batistuta ci deve fare la mitraglia, al 20esimo Gabriel è pronto già a scaricare i cartucci. Poi stiamo aspettando Emerson. Campionato di Serie A alla 15ª giornata, negli anticipi di ieri vittoria della Lazio 2-0 sull'Inter. Campo principale oggi in tutto il calcio minuto per minuto Perugia, dove gioca la Juventus, Riccardo Pucchi. C'è il sole a Perugia anche se qualche nuvola avanza all'orizzonte, ma le condizioni sono ideali, il campo di gioco è in perfette condizioni ed è comunque inimmaginabile pensare ad un bis meteorologico del 14 maggio. Ancelotti chiede ai suoi serenità e una vittoria per confermare il buon momento e rimanere sulla scia della Roma. All'inizio Perugia era più brillante, ci ha creato delle difficoltà, dopo abbiamo reagito molto bene. 0-0 dopo il primo tempo tra Perugia e Juventus, un bel primo tempo intenso e ben giocato. Lo 0-0 non rende merito alle tante occasioni gol create. Bilancio a favore della Juventus che dopo aver rischiato qualcosa ha premuto e concluso molto. Bravo Mazzantini, molto bravo. Precisi però i bianconeri. La gara è aperta e divertente e tra poco avrà inizio il secondo tempo. E andiamo a Bergamo per Atalanta-Fiorentina con Bruno Gentili.
Roma Bergamo, squadra ancora negli spogliatoi. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0. Due palle gol entrambe di testa fallite da Rossini, un'occasione sciupata malamente da Chiesa dopo un formidabile tacco smarcante di Gomes, questa la graga asciutta. Dunque tre soli gol nei primi tempi, la linea Riccardo Cucchi per Perugia-Juventus. L'intervento di Collina che ha ravvisato una irregolarità da parte di Zidane, per questa ragione ha fermato il gioco, un fallo ci pare subito da Materazzi e gli uomini di Senza Cosmi vorrebbero che Collina estraesse il giallo. Dodicesimo intanto del secondo tempo, ancora 0-0 tra Perugia e Juventus, la Juventus attacca e Perugia è sempre molto pericoloso di rimessa, la linea va a Bergamo. Tredicesima Bergamo, sempre 0-0 il punteggio, Fiorentina poco incisiva in questa ripresa. Juventus in vantaggio, 13 minuti e 35 secondi, Filippo Inzaghi ha chiuso un'azione di rimessa diagonale alla sua terra, su quale nulla ha potuto Mazzatini. Perugia 0, Juventus 1 al 14esimo, Filippo Inzaghi a te Bruno. È stato bravissimo Deviz a impostare questo contropiede, mi ha dato la palla bene e per fortuna è andata dentro, sono molto contento. La linea va a Bergamo, Atalanta-Fiorentina, Bruno Gentili. Sì, si giocherà ancora per pochissimi secondi, siamo al 49esimo, ma finale davvero infuocato. Altro rigore forse negato, è finita in questo istante la partita, 0-0, i fischi li sentirete in sottofondo del pubblico. Stavamo dicendo altro rigore forse negato, al 92esimo all'Atalanta, un tiro di Carrera dai 16 metri, Pierini con il braccio destro, e questo lo abbiamo visto in maniera piuttosto netta, piuttosto chiara, ha respinto nettamente il pallone. L'arbitro ha fatto cenno che si trattava di un fallo di mano involontario e ha lasciato proseguire tra le proteste, potete immaginare di quali dimensioni linea provenzale. La linea va direttamente a Perugia. Siamo ormai al 49esimo, dunque nelle fasi conclusive della partita, il fischio da parte di Collina sancisce in effetti la fine della gara. La Juventus espugna il campo di Perugia vincendo per 1-0. In occasione del gol della Juve sono stati imperdonabili, però noi siamo il Perugia per questo e la Juve sicuramente, la Juve anche perché sa approfittare di qualche ingenuità della nostra squadra. Stasera alle 20:30 posticipo per il più atteso incontro della giornata, Milan-Roma. Lo stadio di San Siro è stato fatale alla Roma, Roma che ha perso fino a questo momento in 15 giornate due partite ed entrambe qui allo stadio di San Siro di Milano, 3-2 con il Milan questa sera. Roma 33 punti, Juventus 30, Lazio 27, questa l'alta classifica. Zidane, che effetto ti ha fatto, che effetto vi ha fatto tornare a Perugia? No, il fatto che abbiamo perso il campionato l'anno scorso comunque era solo, l'abbiamo tutti in testa ancora, però voglio dire, oggi serviva 3 punti, abbiamo preso 3 punti, era quella la cosa più importante. Distacco dimezzato tra Roma e Juventus e campionato che si riapre. Così a 2 turni dalla fine del girone d'andata si accende lo sprint per lo scudetto d'inverno. È la squadra di Capello a tagliare il traguardo. Del Vecchio e Totti aprono la via, ma è l'uragano Batistuta a sradicare qualunque ostacolo che si frappone tra la Roma e la vittoria. 6 punti sulla Juventus e 6 punti sulla Lazio, chi teme di più? Ma io temo sempre la Roma, l'ho dichiarato diverse volte. Noi dobbiamo giocare come quest'oggi, concentrati, determinati, vogliosi, e a quel punto potremo dire la nostra fino alla fine. La Juventus non regge i ritmi giallorossi, malgrado un Inzaghi scatenato 3 volte in gol contro il Vicenza. Per i bianconeri è fatale la caduta di Bergamo per mano di Lorenzi e del rinato Nicola Ventola. Siamo dispiaciuti, ma questo serve per essere ancora più determinati. Torna a sorridere il popolo laziale. Zoff ci mette del suo, al resto pensa Hernan Crespo, sempre più puntuale sotto rete. Ne fa 2 alla Fiorentina, mettendo nei guai Terim, fino a quel momento osannato dall'ambiente. Si ripete la domenica successiva contro il Lecce per la 4ª vittoria consecutiva dei biancocelesti, che salgono fino al 2º posto, in compagnia della Juventus. Crespo 2, Lecce 1 per Erna nell'11esimo, il 7º nelle ultime 4 partite, 4 partite, 4 vittorie, tutte con Zoff. Impressiona la classifica del Parma, che si è fatta pericolosa. Sacchi oltretutto non regge allo stress da panchina e dopo 3 partite preferisce abbandonare. La società chiama allora Renzo Olivieri. L'allenatore
deve essere un conduttore forte, un condottiero forte, deve far vedere che non ha incertezze, e invece se subentra lo stress e la depressione, sei un uomo che non ha più fiducia in te stesso, in se stesso. Archiviato il girone d'andata, il campionato si appresta a riprendere il suo percorso per la seconda tornata. Quando, il 9 febbraio, arriva la terribile notizia della scomparsa di Niccolò Galli, travolto mentre andava sul motorino. Il mondo del calcio è scosso. E la domenica successiva, il silenzio del minuto di raccoglimento che viene osservato su tutti i campi è carico di emozione. Noi siamo passati in 30 ore dal pronto soccorso di un ospedale con tutta la squadra a corsa perché avevamo avuto questa notizia, e sono passate 30 ore così velocemente, così in maniera frastornante, e non ci siamo neanche accorti, ci siamo ritrovati dentro uno stadio dove noi non volevamo andare, perché secondo me quella era una partita da non fare. Io credo che ogni tanto il calcio si debba anche fermare per riflettere, per dare spazio ai sentimenti, perché sennò la gente pensa che ci sia pochissima umanità. La Roma, nonostante tutto, continua a mantenere la sua andatura spedita e sicura. Nelle prime tre giornate mette in fila 3 vittorie consecutive e tiene a distanza di sicurezza una Juve in grande condizione. Ma le buone notizie non finiscono qui. Capello ritrova Emerson, finalmente guarito, e scopre che Samuel riesce a essere decisivo anche in area avversaria. Questo per me è stato un giorno speciale per molte ragioni. La prima, perché abbiamo conquistato una vittoria, questo è importantissimo. La seconda, che non ho sentito alcun dolore in questa mia prima partita e sono tanto, tanto felice. Io sto molto felice. La Juventus riparte con il piede ben piantato sull'acceleratore. Bloccatosi Trezeguet per alcune settimane, i bianconeri ritrovano Alex Del Piero. Ha fatto un gol molto pesante per noi, per lui, credo, soprattutto. È stato un gol che ha determinato una vittoria per noi molto importante, su un campo difficile, in un ambiente un po' particolare. Anche per la Juve 3 successi di fila, l'ultimo dei quali contro un Milan stroncato con un secco 3-0. La Lazio rimane in scia e si attesta in terza posizione grazie alle intuizioni di Simeone, gol col Perugia e alle reti del solito Crespo, che nella gara interna con il Verona batte per 3 volte lo stralunato Ferron. Tu oggi hai raggiunto Batistuta a quota 14 e siete secondi a pari merito dietro Shevchenko. Se uno vince la classifica cannoniere, vince lo scudetto? Non mi serve. L'Atalanta rallenta un po' il passo e viene raggiunta al quarto posto dall'incredibile Parma, che in 3 giornate fa bottino pieno. Segna 9 gol senza subirne nessuno. Olivieri ha sicuramente toccato le corde giuste, ma la vera svolta la danno i giocatori. Primi tra tutti Conceição, Mboma e Milosevic. La squadra è riuscita a ricaricare le batterie e oggi ha dato una grossa dimostrazione di carattere, e poi anche sul piano del gioco è stata una buona gara. La notizia bomba, tuttavia, arriva da Firenze, dove sabato 24 febbraio, anticipo della 20ª giornata, è in programma Fiorentina-Brescia, con Roby Baggio atteso protagonista dopo un lungo stop. Baggio sente aria di casa e mette a segno i suoi primi gol con le rondinelle. La sua doppietta vale oro e serve a bilanciare le reti messe a segno da Chiesa e Nuno Gomes. Terim, sdegnato da alcune dichiarazioni della dirigenza viola, rassegna le dimissioni. Ma noi ci siamo veramente stancati di sentire la storia di Terim, va via, rimane, ormai siamo anche abituati. Diciamo che in questo momento serve più risultati importanti per uscire fuori dalla crisi. Cecchi Gori non fa una piega. Affida la squadra a Chiarugi nell'attesa di Roberto Mancini, che aveva iniziato la stagione come vice di Eriksson e che, seppur privo di patentino, dalla 22ª giornata è il nuovo mister dei Viola. La vicenda Mancini fa discutere. Mancini non potrebbe allenare, le polemiche divampano. Voglio sapere tu se sei tranquillo e se speri che tutto vada bene. Sono qua a vedere la partita, io spero.
interviene il presidente della federazione Gianni Petrucci, che concede all'ex attaccante di Sampdoria e Lazio la deroga per poter occupare legittimamente la panchina. Come si è presentato Mancini come allenatore? Nel primo giorno eravamo un po' in difficoltà anche noi, perché non si sapeva nemmeno se dare del tuo o del mister, visto che due giorni prima per noi era un calciatore come noi. Nonostante questi scossoni, il campionato si avvia verso la sua fase cruciale. La Roma non molla e con l'Inter si prende una bella rivincita. Assente Batistuta, le luci della ribalta sono tutte per Vincenzo Montella, autore di una doppietta decisiva. Vola l'aeroplanino giallorosso che si ripete contro il Brescia, prima dello 0-0 con la Regina che frena la corsa degli uomini di Capello. Quindi andiamo avanti tutti in un unico cammino, che è quello sicuramente della conquista del titolo. La Juve invece rallenta. Vedere adesso la Juventus giocare con queste maglie e questi pantaloncini neri, mi sembra che nella Juventus non c'è neanche il colore della Juventus di una volta. Dopo la bella impresa di Udine, i bianconeri vincono faticosamente contro la Regina delle Alpi, per poi crollare clamorosamente sotto i colpi della Lazio di Zoffe, che per quattro volte supera Van der Sar. E il distacco con la Roma aumenta. Ancelotti, niente altro, Ancelotti. Che cosa sbaglia Ancelotti? Non da gioco, non niente, niente. Ha sbagliato a venire a Torino, non l'abbiamo mai voluto, inutile che la gente faccia la finta che sia un signore o cosa. Non è un allenatore della Juve. La Lazio si conferma terza forza del campionato. Zoff ha ritrovato il miglior Nedved, mentre Crespo mantiene alta la sua media realizzativa. Il laterale Poborski si rivela acquisto funzionale per il gioco della Lazio, così come determinante è l'apporto della coppia argentina Verón e Simeone. Io cerco le caratteristiche della mia squadra, che giochi al meglio, poi dopo chi è più bravo vince. Chiude il quartetto di testa il Parma. L'avvento di Renzo Olivieri ha dato i suoi frutti. Il Tardini torna ad applaudire i gialloblu e si meraviglia di fronte alle prodezze di Marco Di Vaio, che l'11 marzo 2001 realizza un eccezionale poker che mortifica ulteriormente le speranze del Bari. Secondo noi forse l'ha fatto uscire un po' presto Di Vaio oggi, Vabbè, io gli avrei fatto fare anche il quinto fossi stato lui, no? No, sì, uno ci può anche pensare a questo, però in quel momento avevo da pensare anche a tanti di questi ragazzi che con pazienza stanno aspettando il loro turno. La gioia emiliana si contrappone allo sconforto dell'Udinese, che si trova a ridosso della zona retrocessione. Paga per tutti Gigi De Canio, che viene esonerato. Gli subentra Luciano Spalletti. L'ennesima sconfitta in una gara, soprattutto, che sembrava potessimo fare risultato. A proposito di cambi di panchina, un'altra notizia che fa clamore arriva dal Milan, dove alla fine è saltato Zaccheroni. Il cambio viene deciso dopo il pareggio esterno con l'Atalanta, ma in realtà il rapporto tra il tecnico e dirigenza si era sgretolato ormai da tempo. Al posto di Zaccheroni viene chiamato Cesare Maldini, che dopo 26 anni torna a sedere sulla panchina del Milan. Debutta il 18 marzo 2001 con la rinfrancante vittoria per 4-0 contro il Bari. Al suo fianco c'è Mauro Tassotti. Maldini e Tassotti pensano di avere buon materiale, di avere già una fascia alla sinistra con Serginho più forte dell'altra. Dobbiamo migliorare sulla parte destra, sono, diciamo, due giocatori un po' diversi, due cose diverse. Rino Gattuso è molto bravo nel contenimento. Arriva aprile. La 24esima giornata è in programma proprio il primo del mese, giorno tradizionalmente beffardo. La notizia è che la Juve scende a meno 9. La Roma infatti batte il Verona all'Olimpico, mentre i bianconeri vengono fermati in casa dal Brescia di Roberto Baggio.
Nel suo gol c'è tutta l'essenza del suo modo di pensare al calcio. Un capolavoro che nasce prima di tutto nella testa e poi trova compimento nel gesto che annichilisce Van der Sar. Un affresco degno dei grandi pittori rinascimentali. E il Brescia sogna. La stagione 2000-2001 del neopromosso Brescia comincia con un sogno. Roberto Baggio. Ricomincia dal Brescia, Roberto Baggio. Il Divin Codino vuole ancora la nazionale e ha scelto la società del presidente Corioni per la sua rincorsa azzurra. Lui è ancora qua, ripristinati orecchino e codino dei tempi belli e il suo bel numero 10 stampato, guarda un po', su fondo azzurro. Anche perché a Brescia c'è Carletto Mazzone. Per Baggio, la prima garanzia. Io ho detto, appena arrivato, hai fatto questa scelta e sentirai che musica in provincia. C'è da ballare il cia-cia-cia tutte le domeniche, c'è da soffrire moltissimo. La stagione comincia in salita, complice anche un infortunio che frena proprio l'ex pallone d'oro. I gol di Hübner non bastano a tenere a galla il Brescia e la formazione lombarda sembra candidata alla Serie B. Il Brescia sta scoprendo, partita dopo partita, quanto sarà difficile centrare quest'anno la salvezza. Il ritorno di Baggio, però, cambia volto alla squadra e comincia addirittura una clamorosa rincorsa UEFA. E quando si arriva alla vigilia di Juventus-Brescia, le rondinelle non sono più la vittima sacrificale di inizio stagione. Ma allora Mazzone ce l'ha proprio con la Juventus? Sembrerebbe di sì, invece no, A far crescere la tensione, la presenza di Mazzone, che col Perugia ha già guastato i piani della Juve, e Roby Baggio, intenzionato a rifarsi per essere stato scaricato troppo presto dai bianconeri. L'ennesima rivincita di Roby Baggio contro una sua ex squadra, interessante collezione. Il match si snoda come vuole il copione, con la Juve in vantaggio ma incapace di prendere il largo. La sensazione di una domenica non facile per i bianconeri. A 4 minuti dal termine, però, Baggio riesce a prendersi la rivincita alla sua maniera. Il pareggio frena la Juve a vantaggio della Roma, ma soprattutto promuove un Brescia che così bello non si era mai visto. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo finale. Tutto questo è bello se alla fine servirà a darci la salvezza. A fine stagione, infatti, arriverà una meritatissima qualificazione all'Intertoto, ancora nel segno di Baggio, inserito, nonostante la mancanza dalla scena europea e la militanza in una provinciale, al 25esimo posto nella classifica del pallone d'oro. Anche per questo, al termine della sua carriera, il Brescia ha ritirato la maglia numero 10. Quando il 10 Roberto Baggio è spuntato in campo dal sottopasso, il Rigamonti si è trasformato in un quartiere spagnolo la notte di Capodanno. Fumogeni, bengala, stellone filante di carta bianca, applausi uniti di 20.000 godutissimi spettatori dell'evento. La Roma ringrazia Roberto Baggio e i suoi colpi di genio. La Juve a 9 punti fa meno paura, ma alla fine del torneo mancano ancora 10 turni e c'è lo scontro diretto al Dele Alpi il 6 maggio. Insomma, nessuno è autorizzato ad abbassare la guardia, anche perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Si tenta di nascondere la parola scudetto. Io dico di no, è un buon vantaggio, però la strada è ancora lunga, dobbiamo giocare tante partite difficili. Esistono gli avversari e, come possiamo vedere, ci sono i tornelli da tutte le parti. Detto, fatto. Basta il lungo weekend che caratterizza la 25esima giornata perché il campionato riceva un'altra scossa. La Juventus vince a Verona con un rigore di Del Piero, ma la notizia bomba arriva ancora una volta da Firenze, dove gioca la Roma. Ma
Mancini sente aria di derby e l'ambiente si elettrizza ancora di più. Sono molto felice, ripeto, per i giocatori, perché i giocatori sentivano questo problema della vittoria che non arrivava e quindi eravamo in una posizione un po' ibrida. Vincono i viola per 3-1 e il divario tra giallorossi e bianconeri è adesso di 6 punti, che si riducono a 4 la domenica seguente, quando la Juve travolge l'Inter e la Roma pareggia col Perugia soltanto grazie ad un'autorete di Tedesco al 90esimo. Penso che psicologicamente era una vittoria fondamentale. La Roma è a 4 punti e sono convinto che adesso la pressione ce l'ha la Roma più che la Juve. La Juventus vede la Roma, mentre il calendario prevede per le due contendenti due trasferte insidiose. I bianconeri sono attesi dal Parma, mentre i giallorossi affrontano l'Udinese, che non può permettersi ulteriori distrazioni. La Juve torna da Parma con un solo punto, mentre la Roma vince. Il 3-1 sull'Udinese è la risposta che Capello attendeva. La squadra c'è, la personalità non manca. L'uomo simbolo della convincente vittoria è Damiano Tommasi, capitano per una domenica e cuore pulsante della Roma, che riporta a 6 punti di vantaggio sulla Juventus. È troppo tempo che non vincevamo, eravamo abituati diversamente, quindi per noi è stata sicuramente una partita e una vittoria fondamentale. Francesco Totti in tribuna e Damiano Tommasi in campo con la fascia da capitano. Due caratteri opposti, ma il prodotto non cambia. Solo una Roma determinata, compatta, con i giocatori che si sono aiutati per tutta la gara, poteva superare questo Udinese. La Roma, che a Udine conquista 3 punti utili a rafforzare le sue chance tricolori, ha nel ragazzo veneto la sua guida, che la trascina al successo per 3-1. Non ama i riflettori, come dimostra la sua esultanza quasi soffocata quando sigla il punto del 2-0, una rete di pregevolissima fattura, quasi da attaccante. Tommasi è ancora una volta il migliore in campo per concentrazione e onnipresenza, ricorda di aver visto da piccolo il sinistro di Gigi Riva e lo imita così, terzo sigillo campionato, 7° in carriera. Un urlo trattenuto, quasi a sminuire il suo indubbio protagonismo, che nei 90 minuti si fa sentire tantissimo. Siccome per i giallorossi è la domenica della dedizione e della sofferenza atletica, non può che essere fra Tommasi a raddoppiare. 142 partite di corse e fatiche. Tackle. Lanci. Chiusure. Passaggi illuminanti e conclusioni in porta. La Roma con questa conclusione dal limite di Tommasi, 2-0 dopo appena 2 minuti della ripresa. Tommasi fa tutto, tampona le eventuali falle e contemporaneamente è lestissimo nelle gambe e nella velocità di pensiero a rilanciare l'azione. Avevo bisogno di un giocatore che mi ribaltasse l'azione con più velocità e Tommasi in questo è stato molto bravo. Ed infatti sulla fascia destra la Roma nella ripresa dilaga con Tommasi e Cafu. 8,5 è il voto in pagella che gli regala la Gazzetta dello Sport. E leggendolo come migliore non solo della gara del Friuli, ma addirittura dell'intera giornata di campionato. Sembrerebbe curioso che Trapattoni non lo tenesse in considerazione adesso, che è sicuramente il centrocampista più in forma del nostro campionato. Quindi. Colpisce come si sia saputo trasformare da persona riservata a capitano trascinatore con la forza dell'esempio e della dedizione su ogni pallone, unita a una competenza tattica che lo rende uno dei centrocampisti migliori della sua generazione. In questo suo cambio di rendimento, adesso è diventato il leader della squadra, da che cosa dipende? Perché qualche cosa sarà accaduto al giocatore, non soltanto alla squadra. Adesso sbaglio di meno e quando sbaglio è per caso. Peccato che l'evoluzione della sua carriera sia stata condizionata da guai fisici che ne hanno limitato le potenzialità. Capello, scelta vincente quella di Tommasi, sbaglio se dico che è stato il migliore in campo? Beh, io sono contento per Tommasi perché è un ragazzo straordinario, sia come giocatore che come uomo.
Si fa molta propaganda intorno al mio nome, perché sono un calciatore della Roma e della Nazionale. La cosa non mi disturba. Mi rendo conto che fa parte del gioco mettere in mostra chi è più popolare. Ma vi assicuro che i miei meriti sono molto ridotti, perché c'è gente che da tempo vive e lavora in silenzio nel COS, rischiando la vita tutti i giorni. Gente che quindi ha molti più meriti del sottoscritto e di tanti altri. È a loro che dobbiamo pensare e rendere omaggio per quello che fanno. La Roma c'è, ma la Juventus non molla. Il campionato si fa sempre più interessante, sia in testa che in coda, dove il Bari tenta la carta della disperazione sostituendo Fascetti con Scianni Manico. Mancano ormai 6 giornate all'epilogo. A Roma c'è il derby di ritorno per una partita che tradizionalmente fa storia a sé e alla quale guarda con indubbio interesse la Juve. I bianconeri ospitano il Lecce. L'occasione è ghiotta, ma non viene colta. I biancocelesti bloccano Totti e compagni sul 2-2 con un gol di Castroman a tempo scaduto. Ultimi minuti, minuti di recupero sul calcio d'angolo. Castroman trova la battuta vincente. Siamo praticamente al 95esimo e Castroman fissa il risultato sul 2-2. Mentre al Dele Alpi la Juve spreca tutto con un deludente 1-1. Molto più rassegnati e disillusi sembrano essere i sostenitori della domenica, quelli che oggi hanno lasciato lo stadio con molta amarezza. Secondo me ha preso sotto gamba la gara, come infatti noi quest'anno stiamo prendendo il campionato proprio con le piccole squadrette. Si arriva così al 6 maggio del 2000 ed a Torino è sfida scudetto. Anche il Ciuccio romanista. Giallo rosso, sì. Qual è il giocatore più forte del mondo? Addirittura. Forte, forte. Addirittura. Senti, com'è la trasferta con la famiglia? Con la famiglia, io, mia moglie e i miei figli. Perché la Roma si segue dappertutto. Buonasera dallo stadio delle Alpi, buonasera da Bruno Gentili. Juventus-Roma, classica degli anni 80, torna a farci rivivere per una notte le emozioni di una volta e saremo noi tutti a riassaporare quei ricordi. Si gioca per lo scudetto, 63 punti la Roma, 57 la Juventus, scavalcata per ora dalla Lazio a quota 59. Le impressioni di chi ha stretto contatto con il campo tra le due panchine, Francesco Repice. Grandissima consapevolezza di giocarsi una fetta importante di questo campionato. Zidane in posizione centrale, siamo già ai 16 metri in area di rigore. Zidane, il pallone sull'interno destro, poi se lo fa passare sotto le gambe, ancora Zidane, il cross pericolosissimo, il gol Del Piero. La Juventus è in vantaggio, colpo di testa di Alessandro Del Piero al quarto minuto, con il pallone che si è infilato alle spalle di Francesco Antonioli. Una pennellata quella di Zidane, il colpo di testa perfetto da parte di Del Piero. Certo che adesso vedremo tutta un'altra partita con la Roma costretta a recuperare, la Juventus che avrà ampi spazi a disposizione per il suo contropiede. Attacca ancora la Juventus, il raddoppio, Zidane dentro l'area di rigore, supera Aldair e batte con l'interno destro, sorprendendo ancora una volta Antonioli, letteralmente impietrito. Una direi che ha giocato con la Juventus. Noi gli abbiamo permesso tutto, abbiamo sbagliato tutto e loro ci hanno castigati. Il primo tempo si è concluso con la Juventus in vantaggio per 2-0. La Juventus si limita a controllare l'incontro stesso, gestisce il risultato, Montella, e poi vediamo che Nakata soffia il pallone, la conclusione, il gol. La Roma riduce le distanze con un grandissimo gol di Nakata. Ci sarà il giapponese Nakata, giapponese, una folgore, un pallone che si è infilato sotto l'incrocio dei pali alla destra di Van der Sar. Improvvisamente l'abbiamo acquistato, lo vogliamo tenere con noi proprio per questo motivo, perché è un buon giocatore. Il pallone che esce dall'area di rigore mentre siamo al 90esimo, ancora Nakata, la conclusione violenta, l'intervento Montella, gol, pareggio della Roma. Incredibile esito della partita, gravissima incertezza di Van der Sar sulla conclusione di Nakata. La Juventus aveva dominato per almeno 80 minuti e poi questa doppia
diciamo invenzione di Nakata. È finita 2-2, incredibile questa partitissima, grossa delusione tra i tifosi juventini. Luciano, e grande entusiasmo tra i 6.000 tifosi giallorossi. Ma, c'è vita, c'è speranza. Certamente oggi non aver vinto la partita ha diminuito le possibilità della Juventus, però non vedo perché con altre 5 partite si debba dire se perso lo scudetto. E Roma 64 punti, Lazio 59, Juventus 58. Non cambia dunque nulla al vertice della classifica, se non che la Roma fa un importantissimo passo in avanti. Il pareggio dei romani con l'ottima prestazione di Nakata dà seguito a vibranti polemiche. Appena una settimana prima, infatti, la Corte federale ha cancellato ogni limite per gli stranieri. Però se per caso questo intervento della Corte federale tardava di qualche giorno sul 2-0, senza poter far entrare la Catea su un salto, come andava a finire? Beh, io dico che noi stiamo giocando con due stranieri anche, perché il giudice Piro non prende nessuna decisione. Bisogna guardare anche questo. No, ma dico, come andava a finire? No, io andavo a finire, non si sa, magari vinciamo 3-2. La Juve recrimina, Van der Sar ritorna sul banco degli imputati, ma Carlo Ancelotti invita tutti a non mollare. La Juventus sarà duro fino alla fine. Ed è buon profeta, perché il finale di campionato regala l'ennesimo colpo di scena. La Roma, dopo le vittorie con Atalanta e Bari, si ferma bruscamente davanti all'ostacolo Milan. Il pareggio all'Olimpico, acciuffato grazie al solito Vincenzino Montella, è un campanello d'allarme che preoccupa non poco Capello. Ritengo che a questo punto del campionato non sia facile avere delle energie per nessuno. Insomma, si va avanti più con l'attenzione e proprio il nervosismo. Anche perché la Juve dimostra carattere, personalità e una tenuta atletica eccezionale. Mette in fila 3 vittorie e a 2 giornate dalla fine del campionato si porta a meno 4 dalla Roma. Da Piazza del Popolo si fa festa lo stesso, Armando. Armando? Ecco qua. Parla. Io presumo che tu mi abbia dato la linea. Allora. Sì, sì. A 180 minuti dalla fine sono tanti verdetti ancora da emettere. Lo scudetto è sospeso tra Roma e Juventus. La matematica concede ancora delle chance alla Lazio, mentre il Parma ha la qualificazione in Champions già in tasca. In coda ballano in tante, tra cui l'Udinese e il Napoli, che si aggrappa al giovanissimo attaccante brasiliano Amaury. 2 minuti e subito la gioia del primo gol in Italia. Mi debutto la prima volta qua a San Paolo, è una bella sensazione. È importante questo gol, non solo per me, ma come per Napoli. Giugno 2001, il campionato sbanda. A 10 minuti dalla fine, lo scudetto è della Roma che sta vincendo a Napoli, rendendo nullo il 3-0 con cui la Juve conduce a Vicenza. Calcio non bisogna mai essere sicuri e tranquilli di niente. Calcio, soprattutto negli ultimi tempi, ha riservato tante emozioni e credo che le riserverà fino alla fine di questo campionato. All'81esimo, la svolta che passa per i piedi del napoletano Fabio Pecchia, ex juventino che realizza il gol del pareggio al San Paolo e rimette tutto in discussione. Quando ha segnato il 2-2 il Napoli, che cosa è successo? Mi sono sentito male. Juve a meno 2 e Lazio vittoriosa sulla Fiorentina a meno 3. No, non fa niente, sarà per la prossima domenica. La delusione adesso è tanta, anche la certezza che daranno sicuramente il massimo, guarda, domenica prossima. Intanto l'Udinese vince a Bergamo e si salva. Mentre il torneo si appresta a vivere i suoi ultimi e intensissimi 90 minuti. 17 giugno 2001. Il campionato si gioca sull'asse olimpico delle Alpi, con appendice a Lecce, dove è impegnata la Lazio. La Roma riceve il Parma. Un punto potrebbe non bastare per il suo terzo scudetto.
che io morirò di infarto, quindi questa sarà l'ultima mia apparizione in televisione, perché a Roma è magica! Dai! Oggi vinciamo, siamo sicuri? È nostro, è nostro. Fate larga la capolista! La Juventus ospita l'Atalanta, che non ha nulla da chiedere al campionato. La matematica, poi, offre delle chance anche alla Lazio, lecce permettendo, visto che i pugliesi devono raccogliere punti per salvarsi. Oltre a Lecce, tremano Napoli, Vicenza, Verona e Regina. Finale, dove vogliamo restare, conquista questa vittoria, conquistala per noi. Si apre il sipario. Va in scena l'ultima giornata. Ci faranno arrivare con il cuore in gola fino all'ultimo minuto. Questo, peraltro, è un complimento a un campionato così bello che sopravvive a tutto quel popò di robacce che si è trovato intorno. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra. Il programma è un programma da gran finale, ed infatti in ben 7 delle 9 partite di questo pomeriggio c'è qualcosa in palio. Un'ambizione di scudetto o più semplicemente una speranza di salvezza dalla retrocessione. Campo principale l'Olimpico per Roma-Parma, a seguire delle Alpi di Torino per Juventus e Atalanta ed ancora a Lecce per Lecce-Lazio. Poi a seguire nell'ordine i collegamenti per Fiorentina-Napoli, Regina-Milan, Verona-Perugia e Udinese-Vicenza. Le squadre non sono ancora rientrate in campo, vi ricordiamo che il primo tempo si è chiuso con la Roma in vantaggio sul Parma per 2-0. Due reti, quelle di Totti e di Montella, 19esimo e al 39esimo, e almeno altrettante occasioni. Il Parma fa la sua parte, ha giocato in avvio anche meglio della squadra giallorossa, ma ha capitolato sotto i colpi di Totti e Montella. Tra poco il via al secondo tempo, la linea va a Torino. Anche qui a Delle Alpi, tra poco l'avvio del secondo tempo, Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta. Molto bella l'azione che ha portato al quinto al vantaggio, la schiacciata di testa di Trezeguet. Ancora non comincia il secondo tempo, bisognerà attendere la contemporaneità con l'Olimpico, linea pertanto a Lecce. Il primo tempo è terminato con la Lazio in vantaggio per 1-0, il primo tempo che ha visto dominio territoriale del Lecce, il gol della Lazio sul rigore proprio in chiusura. Straordinario, il campionato della Lazio per me è stato straordinario. Pareggio del Lecce, Vasari al primo minuto di gioco, quindi il pareggio del Lecce, autore del gol il piccolo Vasari. Lecce 1, Lazio 1, linea Torino Raffa. Regina e Milan sono ancora sullo 0-0, la linea a Verona. Due minuti anche a Verona, il Verona in vantaggio sul Perugia per una rete a zero. Linea Udine. 2 minuti e 30 anche qui a Udine, Vicenza sta vincendo sull'Udinese per 3-2. Una gara. Attenzione, Napoli in vantaggio, dopo 3 minuti il gol lo ha segnato il centravanti Nicola Amoruso. Roma. Si gioca da 4 minuti all'Olimpico, il punteggio non è cambiato, è quello del primo tempo, 2-0 per la Roma. Attenzione, c'è il pareggio del Perugia a Verona, con un gol di Tedesco al sesto minuto, Verona 1, Perugia 1. 18 minuti trascorsi, Roma 2, Parma 0, linea Torino. 17 minuti e 30 secondi della ripresa, Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta. Tacchinardi al volo, splendido il gol di Tacchinardi al volo da 30 metri, abbattuto, sorprendendo tutta la difesa bergamasca, abbeffato il portiere dell'Atalanta Pelizzoli, portando il punteggio sul 2-0 a favore naturalmente dei bianconeri. Il vantaggio del Milan a Reggio Calabria, quando siamo arrivati al 24esimo minuto, l'autore del gol è Comandini. Milan 1, Regina 0 e a Terrarini. Verone in vantaggio, Salvetti a porta vuota al 25esimo, linea Riccardo Cucchi. D'accordo Bisantis, dicevamo di uno stadio che trattiene la gioia, ma non del tutto, un pubblico che naturalmente fin dalle prime ore di questa mattina attendeva l'esito di questa finalissima, così ha definito la gara con il Parma Fabio Capello. Attenzione, Lecce in vantaggio, Vasari, grande calcio di punizione battuto da Vugrinec, è entrato ancora una volta come un furetto il piccolo Vasari,
e ha messo in rete un gol che potrebbe voler dire la permanenza in Serie A. Lecce 2, Lazio 1. Attenzione, il pareggio della Regina contro il Milan quando siamo arrivati al 32esimo minuto. Regina e Milan sono sull'1-1. Gabriel Batistuta, il gol che i giallorossi attendevano. Esplode l'Olimpico, 33 minuti trascorsi, Roma 3, Parma 0. I tifosi giallorossi vorrebbero già entrare in campo e qualcuno lo sta facendo anche per festeggiare il gol di Batistuta. Situazione a rischio, Roma 3, Parma 0, a te la linea. Il vantaggio della Regina contro il Milan. L'autore del gol da Costa quando siamo arrivati al 37esimo minuto. Incredibile, sono entrati in campo i tifosi della Roma. Siamo soltanto al 40esimo minuto di gioco, mancano 5 minuti alla fine. E in questo momento grande invasione nello stadio di Via del Mare. La partita è finita, Lecce 2, Lazio 1, il Lecce rimane in Serie A. La partita è finita da qualche istante, Regina batte Milan 2-1, si resta in attesa del finale di Verona. Interviene Verona per il finale, il Verona ha battuto il Perugia 2-1. Sì, scusate, finale anche da Firenze, a Firenze Fiorentina 1, Napoli 2. Il finale qui ad Udine, il Vicenza ha battuto l'Udinese per 3-2, a te la linea. Dunque sì, l'arbitro bolognino ha anticipato. È terminata la partita, è confermata. Sì, anche se ha anticipato la chiusura della partita, mancavano ancora 6 minuti, evidentemente per motivi d'ordine e sicurezza ha preferito anticipare la fine della partita. Dunque la Juventus avrebbe, dobbiamo usare il condizionale, battuto l'Atalanta per 2-1, linea all'Olimpico. Il fischio finale da parte di Braschi in questo istante, la partita finisce con qualche minuto di anticipo. La Roma è campione d'Italia per la stagione 2000-2001, il titolo tricolore, il terzo della storia giallorossa, arriva all'ultima giornata, ma soprattutto dopo un campionato letteralmente dominato dagli uomini di Fabio Capello. È invasione di campo, ma il scudetto fu più meritato. Torna alla vittoria Fabio Capello, 4 titoli con il Milan, 1 con il Reale, 1 da oggi con la maglia della Roma. Per la prima volta nella storia del nostro campionato lo scudetto rimane a Roma per 2 anni consecutivi. Dopo la Lazio lo scorso anno, la Roma quest'anno. Segno tangibile della crescita del calcio capitolino. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Dunque la Roma è campione d'Italia. E la Roma giallorossa già sta festeggiando lo scudetto nelle strade e nelle piazze, uno scudetto che mancava sulla sponda giallorossa da ben 18 anni. È stato un giorno meraviglioso. Ce l'abbiamo scucito! E io sto piangendo come una bambina, quindi. Eccoci qua. Noi siamo purtroppo abituati a aspettare tanto per queste gioie, però oggi è immenso, è più grande di quella dell'83, è più grande. Roma campione con merito. Lo scudetto torna sulle maglie giallorosse dopo 18 anni. Francesco Totti ha trascinato la Roma al traguardo finale. Siamo riusciti a mantenere la calma, la tranquillità. E sono contento per me stesso, soprattutto per la gente che mi sta vicino, perché mi ha sempre aiutato. Batistuta e Montella le hanno dato i gol necessari. Raccontami questa grande stagione, infortuni, sofferenze, però grande, grande gioia. Sì, ma non so che stai aspettando il gavettone. È così, io ho sofferto tanto che in certi momenti il ginocchio veramente non voleva più, invece ho lottato, ce l'ho sempre fatta, scendo in campo, a volte bene, a volte male, ma ho cercato questo scudetto con tutto il cuore, così come hanno fatto i miei compagni, oggi ce lo godiamo. Beh, è un giorno che si sogna sin da bambino, devo dire che quest'oggi non abbiamo vinto solo noi giocatori, tutto l'anno che ci accompagna un tifo veramente, veramente straordinario, che ti dà dei brividi, delle emozioni. Ed è bello festeggiarlo tutto qua, insomma, nel nostro stadio, nel stadio della Roma. Il tutto per la regia di Fabio Capello, arrivato al suo quinto successo personale in campionato. Bello il primo scudetto o il sesto? Ma l'ultimo è sempre più bello, ma soprattutto perché questo veniva dopo che avevo avuto una stagione non felice al Milan e una stagione transitoria nella Roma, per cui questo... mi sento particolarmente felice di aver raggiunto una città difficile, un obiettivo tanto difficile. Senta Presidente, Capello ha detto che è difficilissimo vincere a Roma perché qui ci si esalta. No, qui è impossibile. Guardate le manifestazioni che si sono fatte prima della fine della partita. Sogno di una vita, Presidente. Certo. Bello, eh? Tu sei romanista. Tutto il mondo sa che la Roma sarà la sua nuova maglia.
segnerà sotto la curva della mitraglia. Penso che è un momento che ricorderemo per tutta la vita, primo scudetto da romano, romanista. Adesso difficile sarà dimenticarlo. La Juve chiude al secondo posto, non senza rimpianti e con qualche coda polemica, legata all'annuncio del licenziamento di Ancelotti dopo la notizia della sua conferma. Accettiamo questa decisione, si fa fatica a capirla, come inevitabile che sia, però bisogna accettarla e andare avanti. Lazio e Parma volano in Champions, mentre Milan e Inter salvano una stagione da dimenticare con la qualificazione in Coppa UEFA, traguardo che taglia anche l'ottima Atalanta. Applausi per la coppia Brescia-Baggio e per quella Perugia-Cosmi, sicuri protagonisti anche per il campionato venturo, che non vedrà tra le sue protagoniste il Napoli, il Vicenza e la regina retrocessa in B. Crespo è il re dei bomber davanti a Shevchenko e Chiesa. Devo dire questo, che il campionato è stato reso particolarmente bello, secondo me, dalle squadre della bassa classifica.